Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuova puntata di Handball Mania, il magazine dedicato a tutti gli accadimenti della pallamano italiana. A proposito di accadimenti, questi sono giorni davvero intensi per quanto riguarda il movimento nazionale, perché sono iniziati i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile, ma non soltanto. Si stanno giocando proprio in queste ore alla Casa della Pallamano di Chieti il Centro Tecnico Federale, le FIGH Finals per quanto riguarda la Serie A2 al femminile, e proprio Marcello Festa ci racconterà in questi giorni sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, in modo particolare con le dirette sul canale YouTube, la corsa verso le due promozioni nella Serie A Beretta del prossimo anno. Andiamo con ordine però. Serie A Beretta, dicevamo, sono iniziati i playoff scudetto, sono iniziati per la verità anche i playout per quanto riguarda la lotta per il tricolore. In gara 1 giocata ieri, vittorie importanti per il Brix Sciu Tirol sul campo della Cassa Rurale Pontinia, netta affermazione di Bressanone, capolista della regular season. Vittoria anche per la IOMI Salerno, vittoria più risicata, 22-20 sul campo della Libest Espresso Mestrino. Nei playout invece, occhio al successo con cui Mezzo Corona batte il Cellini Padova e rende traballante la situazione in queste semifinali proprio delle patavine. Vediamo il servizio. Le favorite confermano i pronostici. Sul velluto il Brix Sciu Tirol a Pontinia, con un pizzico di sofferenza in più la IOMI Salerno sul campo del Mestrino. Le prime due squadre al termine della regular season confermano trend e pronostici, vincendo gara 1 di semifinale scudetto della Serie A Beretta. Per entrambe il passo in avanti a questo punto è notevole. Sabato, rispettivamente in Alto Adige e in Campania, si giocherà il secondo atto di una serie compressa nel tempo e che non lascia troppi spazi di manovra a chi dovrà invece tentare la rimonta. Con una vittoria o anche con un pari, sia Bressanone che Salerno conquisteranno la finale. Sarebbe la seconda stagionale dopo quella di Coppa Italia. In caso di ribaltone da parte delle avversarie, sarà gara 3 decisiva già la domenica successiva. Se è vero che nei playoff non c'è peso per ciò che riguarda lo scarto di reti, una pressione quantomeno mentale il Brix Sciu Tirol potrà esercitarla sabato prossimo in gara 2 contro la Cassa Rurale Pontinia. Merito del 31-23 con cui le altoatesine spugnano il Parasport Laziale. Svolta definitiva in apertura di ripresa, quando Brixen fugge via sul 19-13 concedendo alle avversarie due sole reti nei primi 10 giri di lancette della seconda mezz'ora. Da segnalare le 11 reti di Sara Hilber. Ilara Dalla Costa dai 7 metri consegna sicurezza e vittoria a Salerno alla Palalissaro, casa della Libest Espresso Mestrino. La contesa termina 22-20. Campionesse d'Italia in avvantaggio spesso e volentieri, ma mai con margini risolutivi. A 3 dalla fine serve un time out di Laura Avram dopo il meno 1 di Brunetti per riorganizzare le idee e disegnare l'azione che conduce alla penalty trasformato proprio da Dalla Costa. È 22-20 ed è 1-0 nella serie. Mestrino ora può soltanto tentare l'impresa in Campania sabato. Giocata anche gara 1 di semifinale playout. Nella lotta per non retrocedere, pronostici rispettati al Pala dell'Edda di Malo, dove Cassano Magnago supera col punteggio di 27-24 le guerriere di casa. La sorpresa di questo inedito mercoledì di campionato però è il 32-24 con cui Mezzo Corona batte Padova in Trentino. Passo in avanti di inestimabile valore per la neopromossa compagine allenata da Sonia Giovannini. Sabato si replica a campi invertiti. E dunque il massimo campionato femminile arriva nella sua fase calda, nella sua fase rovente, con due settimane che serviranno per assegnare il titolo e per decidere anche la seconda squadra retrocessa dopo l'Eno, che ha chiuso in ultima posizione la regular season. Sono settimane di playoff, lo saranno tra poco anche per quanto riguarda il campionato maschile, la Serie A Beretta maschile. Ne parleremo diffusamente nel corso della seconda parte, ma nel frattempo è tempo appunto di annunciare uno dei protagonisti di questi playoff scudetto, perché so che ha lanciato un'occhiata anche nelle partite di ieri e alle semifinali scudetto della Serie A Beretta femminile. Allora saluto con grande piacere l'ala destra della Raimon Sassari, Umberto Bronzo, in collegamento. Ciao Umberto. Ciao Matteo, grazie dell'invito. Hai dato un'occhiata alle partite, mi dicevi, Mestrino battuta in casa da Salerno, Pontini ha dovuto cedere a Bressanone. Diciamo che per ora il trend della regular season si sta riflettendo abbastanza sull'andamento anche delle semifinali scudetto. Sì, è stato l'andazzo, è stato questo. Soprattutto Bressanone ha fatto valere la sua forza, che si è vista durante tutto l'anno. E Salerno è riuscita, nonostante gara 1 in trasferta, a portare a casa il risultato e di avere il match point in casa. E sicuramente a Salerno sarà molto difficile, però non impossibile per Mestrino provare a portare la gara 3. Un po' più difficile per Pontinia. Dicevamo nel servizio, tra l'altro, che
purtroppo per Bressanone direi non vale lo scarto di reti per quanto riguarda i playoff con questa formula, no? Naturalmente delle due partite, gara 1, gara 2 e poi l'eventuale gara 3, e perché è arrivata una vittoria abbastanza netta, finale col risultato di 31-23 contro la Casa Rurale Pontina, peraltro in trasferta. Bressanone adesso proverà a chiudere la serie sabato in casa nel Palasport di Via del Laghetto. Al termine della partita ascoltiamo le interviste di Giada Babbo, che come al solito è stata una delle migliori in campo assieme a Monica Prunster e a Sara Hilber, 11 reti per l'ala destra di Bressanone, e alla tecnico del Pontina Giovanni Nasta. Noi siamo venute qua cariche, avevamo voglia di far bene, magari all'inizio non siamo partite alla grande, però pian piano abbiamo ingranato. Abbiamo commesso alcuni errori che nel secondo tempo non abbiamo più fatto, per questo poi siamo cresciute durante la partita. Ti faccio i complimenti e cosa ti aspetti dalla gara 2 su a Bressanone? Grazie, sicuramente non sarà una gara facile, noi partiamo da zero perché Pontina comunque è una squadra forte che ci può mettere in difficoltà, noi però sicuramente penseremo a fare un'ottima partita e poi vediamo sul campo. Si era messa bene, avevamo cominciato bene, concentrati e capaci di recuperare le prime palle in difesa. Non siamo stati altrettanto bravi a realizzare nelle situazioni in cui riuscivamo a capovolgere l'azione e ci siamo persi in giocate semplici dove, pur avendo battuto uno contro uno il diretto avversario, ci siamo trovati super Prunster davanti, oppure abbiamo commesso ingenuità dove si andava a cercare il gioco di fino, il tocco di classe, dove non è proprio il caso di fare questo tipo di scelte contro avversari di questo tipo. Umberto, il bello e il brutto dei playoff, il bello per chi li segue, per chi li guarda, il brutto forse per chi li gioca come te. Bressanone ha vinto nettamente gara 1, ma a Pontina, per riequilibrare la serie, per portarla alla gara 3 poi di domenica, basterebbe anche un più 1 adesso. Sì, alla fine Bressanone, dal quanto riguarda Bressanone, deve solo restare concentrata e giocare la partita che deve fare ed evitare di farsi prendere alla tensione, perché alla fine Pontina andrà lì a giocare nulla da perdere, non ha nulla da perdere e può solo giocare sul velluto, però penso che Bressanone ha l'organico per poterla chiudere in gara 2. Ci proverà anche la IOMI Salerno, squadra detentrice del titolo italiano, dello scudetto conquistato al termine della passata stagione. Salerno che ha compiuto un passo in avanti notevole, riuscendo a superare l'ostacolo mestrino in gara 1, 22-20 il finale, sullo stesso campo dove nell'ultimo confronto di regular season tra le due squadre, Mestrino, dopo la Coppa Italia, aveva avuto la meglio proprio nei confronti di Salerno. Ascoltiamo le interviste raccolte da Francesco Bolla ai due allenatori, Laura Avram, allenatrice della IOMI Salerno, e Giuseppe Lucarini, allenatore della Libest Espresso Mestrino. Partita tesa punto a punto. È stata la partita che mi aspettavo che fosse, perché sapevo che Mestrino a casa, sai come è l'ultima partita per momento davanti al pubblico, e quindi le ragazze hanno dato tutto. Io voglio fare gli auguri alla Lucarini, perché spero che non ci sia niente veramente di cuore, mi dispiace tantissimo. E faccio i complimenti alle ragazze di Mestrino perché hanno lottato, hanno fatto un'ottima partita, loro l'hanno approcciata nella maniera migliore. Io sapevo di avere qualche problemino perché abbiamo avuto delle pause, ci siamo viste poco anche per la pausa delle under 20 della nazionale, quindi c'è stata un'interruzione di allenamento, ma sapevo. Ora ci aspetta il viaggio di ritorno, lunghissimo purtroppo, e domani un po' di recupero, poi venerdì l'ultimo allenamento e poi ci rivediamo subito sabato. Complimenti alle ragazze, alla squadra, perché effettivamente è cambiato l'assetto in campo, sia in attacco che in difesa. Abbiamo avuto un attimo di sbandamento, però dopo sono state davvero brave a riprendere in mano la situazione. Peccato per quegli episodi finali, perché in difesa nella parte finale abbiamo dato veramente il cuore e la testa e le gambe, e abbiamo avuto anche l'occasione del pareggio, però purtroppo a volte
l'errore arriva nel momento peggiore, quindi però bene, bene la reazione, bene, adesso andremo giù sabato a giocarci un'altra battaglia con una fiducia nelle nostre possibilità e sarà molto difficile, lo dico già, però ci proveremo e abbiamo dimostrato di potercela giocare con Salerno. Abbiamo ascoltato le interviste dunque ai protagonisti del campo, ai tecnici delle quattro squadre che hanno disputato le semifinali Scudetto, non soltanto però perché si sono giocati anche i play-out con risultati anche un po' in controtendenza rispetto a quello che era successo in regular season. Vediamo la grafica per fare il punto, dicevamo nel servizio della vittoria importante di Mezzocorona, 32-24 contro il Cellini Padova, Mezzocorona che dunque si porta avanti nella serie e proverà nel fine settimana, come vedete nella seconda parte della grafica, a chiudere il discorso in gara 2 che si disputerà alla Pala Farfalle di Padova in casa della formazione veneta. Successo invece del Cassano Magnago che batte 27-24 le Guerriere Malo e che avrà alla Palatacca la chance per chiudere il discorso. Playoff invece, per puntualizzare ancora una volta quanto abbiamo già ricordato più volte con le interviste e con il servizio, anche qui in grafica vediamo il programma delle partite che si giocheranno nel fine settimana. Sabato Brixen su Tirol, Cassa Rurale Pontinia con Bressanone avanti 1-0 nella serie, stesso risultato 1-0 nella serie per Iomi Salerno che affronterà la Lì Best Espresso Mestrino, si gioca ancora una volta come dicevamo nella giornata di sabato. Per quanto riguarda la Lì Best Espresso Mestrino, ci associamo peraltro all'in bocca al lupo nei confronti di Giovanna Lucarini fatto da Laura Avram, l'allenatrice della Iomi Salerno, nel corso della sua intervista al termine della gara. In bocca al lupo per una pronta guarigione, speriamo non sia naturalmente nulla di grave per una delle protagoniste del campionato femminile. Si gioca come dicevamo anche nella casa della Pallamano di Chieti, intanto sempre in ambito femminile dove si sta combattendo per la promozione nella Serie A Beretta del prossimo anno. Due salti di categoria, ieri si è giocata la giornata inaugurale delle finals, vediamo con l'aiuto della grafica anche in questo caso il quadro della situazione, quello che è successo, i risultati delle partite di ieri. In modo particolare sono arrivate vittorie anche in qualche modo a sorpresa se vogliamo da parte delle formazioni meno favorite, in modo particolare Touche Prato che è riuscita a superare la Vemplast d'Ossobuono all'esordio, ha vinto anche Scenna, successo per Chiaravalle anche in questo caso a sorpresa contro la formazione del Teramo. L'unica squadra imbattuta dopo la prima giornata è il Brunic che continua la sua marcia verso una promozione che vede la squadra altoatesina assolutamente favorita. Vi ricordo che tutte le gare delle Finals 2022 sono in diretta sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, in modo particolare sul canale YouTube. Adesso ci fermiamo, poi sempre in compagnia di Umberto Bronzo andiamo ad approfondire invece tutti i temi legati alla Serie A Beretta maschile. Tra poco. Il grande tennis torna al Foro Italico in uno scenario di festa, tradizione e normalità. Arrivano gli internazionali BNL d'Italia. Al via, come ogni anno, i più grandi campioni e le più grandi campionesse del mondo, con la compagine italiana che non è mai stata così competitiva. Vieni a tifare per gli azzurri. Acquista i biglietti sul sito internazionalibnlditalia.com. Cosa servono?
Campus Italia, la serie online su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, la web serie dedicata ai ragazzi del Campus Italia. Serie A maschile, si viaggia in questo caso verso i playoff scudetto, si giocherà l'ultima giornata di regular season nel prossimo fine settimana, ormai i giochi sono quasi fatti per quanto riguarda sia la zona playoff che la zona playout. Sicura del primato dopo la vittoria del derby la Junior Fasano, che ha battuto Conversano 28-25 sabato scorso, c'è la Raimond Sass di Umberto Bronzo che deve blindare invece la terza posizione nel novero appunto dei playoff. Vediamo il servizio e poi ne parliamo proprio con Umberto. Junior Fasano prima, Conversano seconda, questo è un dato certo dopo la penultima giornata della regular season in Serie A Beretta. Il sabato del 25esimo turno stagionale infatti ha consegnato ai biancazzurri allenati da Francesco Ancona derby, vetta aritmetica della classifica e il vantaggio di gara 2 ed eventuale gara 3 in casa nei playoff scudetto. La partita più attesa fa rima con riscatto per capitan Flavio Messina e compagni, 28-25 con circa tre quarti di gara trascorsi in vantaggio. Alla pausa di metà partita più 4 col punteggio fissato sul 13-9, poi Conversano con Moretti ritrova il 24-23 e spera. Stabellini a 1-25 dal termine fa 27-24 e chiude i conti. Ora i fasanesi aspettano di conoscere il loro incrocio in semifinale, una fra Raimond Sassari e Bressanone, destino in mano ai sardi. Nonostante Fasano debba affrontare proprio Brixen nell'ultima e per nulla semplice trasferta di sabato, gli isolani di Luigi Passino, reduci dal comodo 30-21 sul campo dell'Albatro, sono artefici del loro destino nel match casalingo contro un Merano senza pretese. Insomma, se la situazione dovesse rimanere la stessa di oggi, Bressanone e Fasano sarebbe la perfetta anticipazione di un duello che si ripeterà nei playoff che si apriranno il prossimo 18 maggio. Occhio anche agli incroci dei playout. Epan, che non vince da due mesi, dallo scorso 5 marzo contro Siracusa, rischia di perdere la decima posizione e perciò il vantaggio del fattore campo agli spareggi per la salvezza. Vietato sbagliare alla pala Bursi sul campo del Secchia Rubiera. Alla finestra c'è Carpi, dopo il colpaccio del Palavis e con gol di Casia sul filo della sirena, gli emiliani a meno uno da Appiano chiudono la regular season ricevendo l'Albatro alla pala Vallauri. E allora Umberto, abbiamo il quadro della situazione, voi avete la possibilità abbastanza chiara di chiudere per quanto riguarda il terzo posto, il che vorrebbe dire incrociare poi la seconda della classifica nei prossimi playoff. Nel frattempo ti chiedo una valutazione su questo acuto della Junior Fasano, che dopo aver perso le prime due partite stagionali sia in campionato che in Coppa Italia contro il Conversano, nel derby di Puglia, che è stato un po', no, l'acuto di questa regular season, ha piazzato il colpaccio perché ha vinto anche nello scontro diretto, ha avuto la meglio e quindi si è presa il primo posto. Beh, giocare un derby è sempre diverso, io l'ho vissuto e fidati che è una partita a sé. Poi giocarlo con tutto quel pubblico a Fasano, penso che i giocatori abbiano avuto una motivazione in più. Blindare anche il primo posto penso per loro sia stato ottimo, per il fattore campo a favore contro speriamo Bressanone. Noi dobbiamo blindare ancora il terzo posto sabato con Merano e penso che possa dare solo ulteriore carica. Penso che saranno dei belli playoff. Vediamo la classifica, diamo un'occhiata alla graduatoria dopo appunto le gare della 25esima giornata. Come dicevo, Fasano ha blindato a questo punto il primato perché seppure esiste la possibilità di un aggancio da parte del Conversano a 40 punti in caso di sconfitta del Fasano contro Bressanone nel prossimo turno, Fasano, come dicevo, ha il vantaggio dello scontro diretto. Sassari con una vittoria, con un pari, si aggiudicherebbe definitivamente la terza posizione. Per quanto riguarda invece la zona playout, attenzione alla Piano perché deve difendere invece la sua posizione, che vuol dire gara 2 e gara 3 eventuale in casa nella serie di playout. Le squadre che giocheranno i playout sono invece già certe, con Appiano anche Carpi, Secchia Rubiera e Team Network Albatro. Torno invece, Umberto, alla vostra partita di sabato. Affrontate l'Alperia Merano, che è una squadra fastidiosa anche in questo momento, fastidiosa nel senso buono del termine naturalmente, anche in questo momento da affrontare, anche in questo momento che magari Merano ha certamente meno da chiedere al campionato rispetto a voi. Ma sì, noi l'abbiamo già vissuto in Coppa Italia in semifinale, quando tutto il primo tempo e per un quarto d'ora del secondo tempo sono stati sopra. Sono una squadra giovane che vogliono correre, che hanno un buon sistema di gioco sia offensivo che difensivo.
e noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo abbassare la concentrazione, anzi dobbiamo già assaggiare, fare un po' di antipasto dei playoff, cercando di mettere in campo anche qualcosina in più. Torniamo in Puglia e ascoltiamo le interviste dopo il derby che la Junior Fasano ha vinto, ottenendo il primato, come dicevo, aritmetico della classifica. Intanto volevo fare i complimenti ai ragazzi perché oggi veramente sono stati bravissimi, hanno rispettato tutte le disposizioni che gli erano state date in settimana e solo così potevamo fare il risultato. Abbiamo anche ottenuto un bel risultato tondo che ci permette di mantenere la testa della classifica con una giornata di anticipo e quindi sono veramente soddisfatto perché sai, mantenere la testa della classifica dalla prima giornata alla penultima, non so quanti, compreso il sottoscritto, se la sarebbero aspettato. Quindi ripeto, rinnovo i complimenti innanzitutto a tutta la squadra, a tutta la società. Sì, hai detto bene, c'è una partita ancora da giocare, una partita importante perché a questo punto il Bressanone sarà la nostra avversaria in semifinale, quindi penso che a livello mentale sia importante giocare una bella partita. Una partita, certo, una partita dove possiamo rischiare qualcosa in più, senza l'ossessione del risultato, però questo non deve voler dire giocare senza mordente perché noi andremo lì sicuramente per vincere la partita. E comunque per i playoff il Conversano si presenta da grande protagonista e sicuramente può puntare al titolo. Sì, questa dovevamo considerare una battuta d'arresto, era un po' che non perdevamo, a dire la verità. Ci serve la lezione che se giochiamo male in difesa, chiaramente abbiamo dei problemi anche poi a fare gol in attacco, perché noi dobbiamo giocare anche noi con il nostro gioco in velocità e quindi spero, ecco, che ci serva da lezione per le prossime partite, anche perché non abbiamo molto tempo. Interviste curate da Antonio Latartala. Umberto Bronzo, riprendo le parole di Francesco Ancona, allenatore della Junior Fasano, che ha giustamente, a mio avviso, fatto i complimenti alla squadra per un lunghissimo periodo che Fasano ha vissuto e ha chiuso a questo punto in vetta la classifica della Serie A Beretta. Te lo aspettavi? Ma sinceramente no, sinceramente mi aspettavo una Conversano lì davanti dall'inizio alla fine, però questo vuol dire che hanno lavorato bene fin dal primo giorno di preparazione e se lavori bene per tutto l'arco del campionato i risultati si vedono, anche se non è come lo scorso anno che chi arriva prima vince, ora inizia tutta un'altra storia con i playoff perché sono un campionato a parte. Chi ha più fame di vincere, più freddezza e soprattutto chi arriva meglio fisicamente senza acciacchi la potrà avere sulle altre. Ecco, chi arriva meglio sicuramente arriva fino in fondo, chi arriva meglio fisicamente, chi arriva meglio mentalmente a questi playoff, dicevi, come ci arriva Sassari, ti chiedo. Ma noi ci arriviamo, abbiamo fatto due ottime partite in queste due finali, ora ci manca Merano. Dobbiamo comunque restare tranquilli, non dobbiamo farci prendere dalla foga, dall'agitazione di giocare i playoff, perché alla fine se arrivi a questo punto vuol dire che la capacità ce l'hai, devi solo credere in te stesso, credere in quello che fai e poi devi vincere quattro partite. Se va bene sei campione, se no ci hai provato. Ma non bisogna avere l'ossessione di vincere perché quello secondo me può solo portarti a fare male. Tra l'altro, nell'anno solare 2022 siete l'unica squadra che ha vinto un titolo perché avete vinto la Coppa Italia a febbraio a Salso Maggiore Terme. Come ha influito nel bene e nel male, immagino nel bene, per un gruppo, no, al quale mancava un trofeo questo successo nel percorso di crescita poi di Sassari per arrivare ai playoff? Ma penso che abbia influito positivamente solo per il fatto che ti sei tolto addosso un po' di pressione di vincere, perché comunque sei portato già un titolo a casa, è il primo titolo di Sassari, quindi quella pressione che c'avevi addosso di dover dimostrare, di dover vincere, ci ha fatto bene. Poi sì, nella seconda parte. Diciamo che a parte il pareggio con Fasano non abbiamo vinto uno scontro diretto né con Brixen né con Conversano,
però questo non significa nulla, dobbiamo anzi spronarci a fare meglio, a capire che noi ci siamo perché l'abbiamo dimostrato, che siamo all'altezza delle altre, anche la classifica gli ha dimostrato, perché quattro squadre in potenzialmente 4 punti, vuol dire che sono tutte lì. Vediamo in grafica il prossimo turno, che è anche, come dicevo, il turno conclusivo della regular season. A Trieste Pressano, che non interessa però da vicino la classifica. Secchia Rubiera Appiano è una gara interessante, soprattutto per la formazione altoatesina, come dicevo, per difendere la decima posizione. Conversano Bolzano, Raimon Sassari Alperia Merano, poi c'è Brixen Junior Fasano, che è un po' la partita di cartello e che rischia di essere, come dicevamo nel servizio, anche un'anticipazione di una semifinale scudetto tra quelle che vedremo a partire dal 18 maggio, e Carpi Team Network Albatro, anche in questo caso è un'anticipazione probabilmente degli incroci e di quello che potrà succedere in chiave play-out. Certo, Umberto, che ricordavamo, l'abbiamo visto anche nella classifica, tutte molto molto vicine le squadre che lottano per lo scudetto, sono probabilmente i play-off, almeno alla vigilia, più equilibrati davvero degli ultimi 6, 7, 8 anni, perché è davvero difficile poter scrivere in un biglietto adesso chi vincerà lo scudetto. Non c'è la strafavorita tra queste quattro squadre. No, no, assolutamente. Anzi, il contrario, perché col fatto di avere, ad esempio, nel nostro caso, gara 1 in casa, quello può essere un vantaggio, può essere un fattore. Perché comunque vincere gara 1 in casa e poi andare in trasferta, che sarà Fasano, sarà Conversano, e provare a vincere là e chiuderla così. Le squadre, ad esempio, come noi e Bressanone, devono puntare più su gara 1. Devi obbligatoriamente vincere gara 1 e poi cercare di giocarti gara 2 ed eventualmente gara 3 in trasferta. Però sì, sono davvero molto equilibrati, perché l'ha dimostrato anche il campionato e anche la Coppa Italia, che tutto può succedere. Sì, la Coppa Italia è una cosa a parte, però i playoff anche non scherzano. Anzi, ti dirò di più, forse con l'eventuale gara 3 è ancora un po' più facile. Perché finché devi fare i calcoli dei gol, lì anche ti viene fino alla fine. Invece, eventualmente, come è successo ad esempio per Bressanone femminile, di avere questi 8 gol di scarto, ti può permettere anche di gestire gli ultimi 10 minuti e arrivare un po' più fresco all'eventuale gara dopo. Vedremo naturalmente come andrà. Nel frattempo abbiamo già ricordato più volte che queste sono settimane davvero infuocate per la pallamano italiana. Dicevamo dei playoff scudetto, dicevamo dei playout, e anche in Serie A Beretta maschile si lotta naturalmente per evitare l'unica retrocessione che dovrà essere individuata tra le quattro squadre, le ultime quattro squadre della classifica. Si lotta anche per due posti per salire in Serie A Beretta nella prossima stagione, due promozioni dalla Serie A2. Le finals maschili si apriranno il prossimo 19 maggio, dal 19 al 22 maggio ancora nella casa della Pallamano di Chieti. In grafica stiamo vedendo le sei squadre, il novero delle sei squadre qualificate, le prime due dei gironi che hanno suddiviso la penisola nella regular season: Malo e Arcom, due formazioni venete che arrivano dal girone A. Santarelli Cingoli, compagine marchigiana, peraltro retrocessa lo scorso anno, ed il Romagna rappresenteranno il girone B, e poi Banca Popolare di Fondi, altra formazione retrocessa, e la Genea Lanzara, che per la seconda stagione consecutiva giunge ai playoff per la promozione. Invece, per quanto riguarda il girone C, ricordo ancora le date: 19-22 maggio, due promozioni, dunque due gironi da quattro, con sorteggio che si terrà peraltro il prossimo 10 maggio in diretta sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, e appunto due promozioni che arriveranno dalle due semifinali, dalle vincenti delle due semifinali. La squadra che si aggiudicherà poi la finale invece del 22 maggio conquisterà la Coppa Italia di categoria. Umberto, hai dato anche un'occhiata al quadro delle potenziali avversarie, no? Perché ci sono poi due potenziali avversarie anche del Sassari il prossimo anno. Eh sì, penso che vedendo come è andato l'andazzo non mi sbilancerei, però l'unica formazione che penso davvero che possa salire per il campionato che ha fatto è Fondi, perché in estate ha creato un roster davvero molto, molto forte, molto importante, e i risultati sono lì a dimostrarli. Penso abbiano perso una o due partite, non lo so,
però secondo me l'unica vera, le altre se la giocano, però l'unica vera che c'è una marcia in più è proprio Fondi. Tutto apertissimo 19-22 maggio, mentre ricordo ancora che mentre in queste ore si stanno giocando proprio le gare della seconda giornata delle FIGH Finals femminili, poi domani si concluderà il preliminary round e sabato pomeriggio alle 17.30 e alle 19.30 si giocheranno le semifinali che assegneranno la promozione nella Serie A Beretta femminile del prossimo anno, in diretta sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball e in modo particolare su YouTube. Prima di salutare Umberto Bronzo, devo chiedergli necessariamente un pronostico anche in termini di pallamano internazionale, perché in Champions League si stanno per aprire i quarti di finale. Vediamo nelle immagini quelli che sono gli abbinamenti dei quarti di finale, quattro super partite naturalmente: Paris Saint Germain e Kiel, Flensburg e Barcellona, Barcellona che difende il titolo dello scorso anno, Montpellier contro Chelsea e Vesprem Aalborg, che è la gara che si giocherà il 12 maggio alle 18.45. Questa la seguiremo in modo particolare in diretta su Eleven Sports. Umberto, così, senza peli sulla lingua, senza pensarci troppo, un pronostico. Per chi vince o per chi arriva? Per chi vince, per chi vince, dai. Per chi vince, secondo me, Barcellona. Di nuovo? Alla fine, quando si respira l'aria di Final Four, il Barcellona ha una marcia in più. Se arriva, la vincono loro. Sono d'accordo, condivido. Grazie Umberto, grazie per essere stato grazie con noi. A te. Grazie, grazie dell'invito. E noi ci ritroviamo con Handball Mania la settimana prossima. Si apre peraltro anche la serie di finale scudetto mercoledì per quanto riguarda sempre il campionato femminile, la serie a Beretta femminile, la semifinale, la serie di semifinale si concluderà già in questo fine settimana, tra sabato con gara 2 ed eventuale gara 3 che si giocherà subito dopo, il giorno seguente, dunque nella giornata di domenica. Vi ricordo che tutte le gare sono in diretta su Eleven Sports. Handball Mania torna, come ho detto, la prossima settimana. L'augurio rimane quello di sempre. Buona pallamano a tutti, alla prossima!